Ciao ragazze, allora oggi ho registrato questo makeup tutorial che vedete sugli occhi, che è davvero davvero molto molto eccessivo, ma anche molto molto elegante. Per fare questo look ho utilizzato uno dei nuovi ombrettini della collezione Deborah Milano. Io ho il numero 03, questo qui, che come vedete è un bellissimo marrone super super shimmer. Eccolo qui. Ma poi comunque vi metterò anche le foto nel blog con la recensione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo appunto è il look che vi propongo per gli occhi e poi durante il video troverete tre, diciamo, opzioni per le labbra. Io spero che questo video vi piaccia e vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Iniziamo! Stendiamo un primer su tutta la palpebra mobile fissa e all'esterno della rima inferiore. Applico un colore chiaro e molto luminoso nell'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare. Ora su tutta la palpebra mobile applico un ombretto marrone glitterato e lo bagno con un po' di fissante per trucco. Ora nella piega dell'occhio vado ad applicare un ombretto marrone. Con un ombretto nero vado ad intensificare la rima infracigliare inferiore e superiore. Con un pennellino a lingua di gatto vado a sfumare il nero applicato precedentemente. Sempre con lo stesso nero vado ad intensificare l'angolo esterno e poi successivamente sfumo il tutto con un pennello da sfumatura. Do un'altra passata del nostro ombretto marrone glitterato. Applico il marrone all'esterno della rima inferiore e lo sfumo con il nero applicato in precedenza. E adesso applico un cajal nero nella rima interna. Ed ora ovviamente non possono mancare delle belle ciglia finte. Mentre aspetto che si asciughi la colla delle ciglia finte, vado a ritoccare le sopracciglia. Ed ora ovviamente andiamo ad applicare il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori. Ed ora passiamo al viso. Applico una BB cream con un pennello a setole fitte per avere una copertura maggiore. Ora applico un correttore aranciato sotto le occhiaie per coprire la discromia. Utilizzo un correttore molto molto chiaro per creare i punti luce sul mio viso. Fisso il tutto con una cipria traslucida. Ed ora vado a fare il contouring con un marrone color biscotto. Mescolo due fard per ottenere la tonalità giusta. Questa volta sarai tu a scegliere che rossetto dovrai indossare. Clicca proprio sul rossetto che preferisci. Nude? Romantic? Sexy? La scelta sta a te. Vabbè, non hai scelto niente, però comunque ti faccio vedere tutti e tre i look.
così, nude, romantic. Grazie per la visione, un bacio, ciao.